1:05, ultima edizione del nostro telegiornale. Buonasera, cominciamo subito dal funerale di Emanuele Morganti. Più di 5.000 persone hanno partecipato oggi alla cerimonia funebre, al corteo che ha trasportato il feretro del ragazzo dall'abitazione alla chiesa e poi al cimitero. Molte le parole che si sono sentite, tra queste possiamo citare quelle della madre: non ha incontrato il buon samaritano. Vediamo. Almeno 3.000 persone radunate dentro e fuori la piccola chiesa di Tecchiena Castello per partecipare al funerale di Emanuele Morganti. In questa frazione di Alatri viveva con la sua famiglia il ventenne picchiato a morte una settimana fa davanti ad un locale del paese. I ragazzi in maglietta bianca con la foto di Emanuele, gli striscioni e il dolore composto delle persone che si è trasformato in un applauso quando la madre del ragazzo, Lucia Morganti, ha ringraziato per ogni lacrima versata, per il conforto e il sostegno ricevuto. Dio non l'ha chiamato perché è cattivo, Dio l'ha solo ricevuto dalla cattiveria degli uomini, Dio l'ha accolto. È stato il vescovo di Anagni, nell'omelia, a chiedere di trasformare la rabbia e la vendetta in misericordia e responsabilità, con un ragionamento iniziato con queste parole. Quella che si è abbattuta su Emanuele è stata una ferocia disumana, barbara e spietata, ha detto Monsignor Lorenzo Loppa. Gesù è venuto non per insegnarci ad accettare la morte, ma per amare la vita. Il solo modo per far finire la violenza è non rispondere con la violenza. Poi l'invito a non vergognarsi di piangere sulla tomba di un amico, perché le lacrime servono a dimostrare sentimenti. La protesta dei terremotati è partita dalla Salaria, è arrivata fin davanti il Parlamento, perché alcuni gruppi hanno bloccato appunto la Salaria, altri sono arrivati a Roma a chiedere un tavolo tecnico perché dopo 7 mesi si passi dalle parole ai fatti, altrimenti hanno detto bloccheremo il paese bloccando appunto la Salaria. Vediamo. Da Roma ad Arquata del Tronto, da Amatrice a Caldarola, la protesta dei terremotati oggi ha assunto forme e parole diverse. Presidi nei comuni interessati e sulla via Salaria e una manifestazione davanti Montecitorio a Roma, dove i rappresentanti dei comitati cittadini hanno chiesto un incontro urgente per far sedere intorno a un tavolo e avere come interlocutori governo, capigruppo di Camera e Senato e Vasco Errani, commissario per la ricostruzione. Se ciò non dovesse accadere nei prossimi 7 giorni, hanno spiegato, alzeranno il livello della protesta con i blocchi stradali. Già oggi c'è stata un'azione dimostrativa, un assaggio di quello che potrebbe accadere. La via Salaria, la strada consolare che attraversa le aree terremotate del centro Italia, è stata bloccata in più punti, all'altezza di Arquata del Tronto, nelle Marche e nei pressi di Amatrice, nel Lazio. Da Caldarola, provincia di Macerata, il sindaco Luca Giuseppetti ha invitato i colleghi dei comuni terremotati a restituire le fasce tricolori ai prefetti. Gesto estremo e simbolico per protestare contro i ritardi e le promesse mai mantenute. Da parte sua il presidente del Consiglio Gentiloni ha ribadito che per Palazzo Chigi gli aiuti alle aree terremotate del centro Italia sono una priorità. Si chiude domani il primo round del congresso del Partito Democratico, domani appunto arriveranno i definitivi risultati, già sembra però che la mozione Renzi viaggi oltre il 60%, seguita da quella di Orlando al 30% e Emiliano al 7%. Intanto oggi a Napoli si è riunito il movimento nato dalla scissione. Da Napoli, dalla prima ufficiale dell'MDP, del movimento scissosi dal PD, arrivano segnali in favore di una politica più chinata sul sociale, in attesa che si chiuda la prima fase del congresso del partito, quella relativa al voto degli iscritti, che restituisce un PD meno partecipato, intorno ai 200.000 votanti, metà delle tessere, e più stretto intorno all'ex segretario Premier Renzi, in netto vantaggio su Orlando, con Emiliano distaccato a caccia della soglia utile del 5%. Dentro e subito fuori il PD. Immagini da un'area di sinistra in cui le varie componenti sono sempre in movimento e da un partito ancora percorso da nervosismi anche su una battaglia già in pieno svolgimento sul fronte della legge elettorale, in un gioco dalle carte sempre meno coperte. A smuovere ancora le acque è stato Matteo Richetti, portavoce della mozione renziana, pronunciatosi per una legge che sia o il Mattarellum o anche l'Italicum, esteso al Senato. Parole capaci di scatenare rimbalzi polemici dentro lo stesso PD, versante Orlando. Si mettono sullo stesso piano il Mattarellum e l'Italicum, ha detto il senatore Chiti, da estendere anche al Senato, ma in realtà si sceglie quest'ultimo.
La conseguenza, secondo il senatore PD, sarebbe non l'abolizione, ma la generale estensione alle due Camere dei capilista bloccati. Una provocazione irresponsabile nei confronti dei cittadini italiani. In Colombia c'è stata una devastante colata di fango, una gigantesca frana che si è abbattuta sulla città di Mocoa, 500 km a sud della capitale Bogotà. Al momento ci sono delle cifre veramente impressionanti, si parla di oltre 200 morti, più di 400 feriti e 220 dispersi. Questi sono dati che vengono forniti dalla Croce Rossa. La valanga di detriti, acqua e fango è arrivata in piena notte, cogliendo nel sonno gli abitanti di Mocoa, e quindi non sono riusciti a mettersi in salvo. A causare la frana è stato lo straripamento dei tre fiumi che circondano la città, avvenuti dopo settimane di intense piogge che hanno anche indebolito il suolo. Tutti fattori che, combinati insieme, hanno così provocato lo smottamento del terreno e dato il via a questa impressionante colata di fango che, come vedete da questa immagine, ha travolto case, strade, persone, animali. La città è isolata, senza energia elettrica né acqua potabile. Il presidente ha mandato tra i soccorritori anche più di 1000 uomini dell'esercito. E adesso rimaniamo sempre in Sud America, perché la Corte Suprema venezuelana è tornata sui suoi passi e ha restituito il potere al Parlamento che aveva esautorato 3 giorni fa. L'annuncio è stato dato dal presidente della Corte su sollecitazione dello stesso capo dello Stato Maduro, che di quell'operazione, molto simile ad un golpe, avrebbe certamente giovato. In Parlamento la maggioranza è infatti all'opposizione, che chiede la messa in stato d'accusa di Maduro, ritenuto responsabile della gravissima crisi economica in cui versa il Venezuela. Queste immagini invece arrivano dal Paraguay, dove sono scoppiati violenti disordini per la revisione costituzionale che permetterebbe la rielezione dell'attuale capo dello Stato, Cartes. Ci sono stati scontri, un ragazzo di 28 anni è morto, probabilmente colpito da un'arma della polizia. Il presidente ha licenziato il ministro degli interni e il capo della polizia. Torniamo in Italia, ci occupiamo degli anticipi di Serie A. Le squadre romane tornano a casa alla fine di questo anticipo a punteggio pieno, si preparano al derby di ritorno per la Coppa Italia, e poi ci saranno domani le altre partite di Serie A. Ma vediamo com'è andata stasera. Aspettando la super sfida fra Napoli e Juventus, la Roma mette pressione ad entrambe le rivali, battendo l'Empoli 2-0. Giallorossi a meno 5 dalla Juve e a più 5 sugli azzurri. In copertina Dzeko nel primo tempo, suo il tocco di destro su cross di Paredes, corretto da Rudiger, che sblocca una partita non esattamente semplice. E nella ripresa il bosniaco chiude il match sull'iniziativa di Perotti, la sponda di testa è dell'egiziano Salah. La doppietta di questa sera fa entrare Dzeko nella leggenda della squadra capitolina. Nessuno aveva mai segnato 33 gol in una sola stagione. E martedì la Roma si gioca un'altra fetta di futuro nel derby che vale un posto nella finale di Coppa Italia. La Lazio arriva alla sfida dell'Olimpico sullo slancio della vittoria in rimonta sul terreno del Sassuolo. Padrone di casa in vantaggio per il rigore concesso per fallo di Stracoscia su Berardi e segnato dal bomber nero-verde. Nel momento migliore del Sassuolo, con De Frel vicino al raddoppio, i biancocelesti pareggiano con il tocco di Immobile innescato da Felipe Anderson. Ripresa con meno emozioni e squadre in preda alla stanchezza. Come contro il Torino è stato Keita a fare la differenza, dando il là all'azione del raddoppio, conclusa con l'autorete di Acerbi intervenuto sul cross di Lombardi. Nel finale il Sassuolo colpisce la traversa con il colpo di testa di Pellegrini su cross di Duncan. Domani sera Napoli-Juve, con il ritorno al San Paolo di Higuaín, passato in estate da idolo della curva B a core ingrato. Per i bianconeri c'è la chance della fuga a scudetto definitiva. È 1:14, ci fermiamo qui, l'informazione torna domattina alle 7 come sempre. Buonanotte.